La storia della salvezza in 50 scene o diorami disposti su 350 metri quadrati che con 500 statue oltre alle 200 scene dipinte ripercorre con episodi dal Nuovo ed Antico Testamento tutta la vita di Cristo. È il presepe di San Marco, il più bello del centro Italia tra i meccanizzati, che ogni anno accoglie nelle settecentesche cantine di Palazzo Fabbri a Fano migliaia e migliaia di visitatori e truppe televisive nazionali per ammirare questo gioiellino, orgoglio di Don Marco e dei suoi collaboratori, artisti ed artigiani, che con passione e dedizione lo allestiscono ed ogni anno lo arricchiscono anche di nuovi diorami. Anche quest'anno l'apertura ufficiale alla presenza del Vescovo e delle autorità civili presentate due nuove raffigurazioni. Che sono appunto la Resurrezione del Signore, una scena che abbiamo curato molto perché è il centro un po' di tutto il messaggio cristiano, no? E oltre che curarla, diciamo, nella realizzazione su tre piani diversi, abbiamo cercato anche di cogliere il significato e il senso dell'evento, no? Appunto inserendolo in quello che è la nostra realtà. Dice, Cristo è nato per noi ed è risorto ed è in mezzo a noi, no? E allora ecco, quella rappresentazione al tempo stesso plastica del campanile di San Paterniano e dietro quella pittorica di Monte Giove sta a dare proprio questa idea di fondo: in mezzo a noi, nato, crocifisso, morto, risorto e presente.